Continuando nell'operazione di controllo straordinario del territorio, l'attenzione della polizia si è concentrata a Vittorio su un pregiudicato noto per reati in materia di stupefacenti e ritenuto legato ad elementi di spicco della criminalità locale. Il giovane aveva evidenziato ultimamente un cambiamento nel suo normale modo di vivere, accentuando atteggiamenti ambigui in relazione alla sua acclarata pericolosità sociale. Le indagini hanno così fatto emergere come il giovane stesse verosimilmente facendo uso smodato di cocaina, oltre ad avere disponibilità di armi e munizioni. È così scattata l'operazione, che ha portato la stessa polizia a fare irruzione nella camera di un albergo dove il pregiudicato alloggiava da giorni. Sul suo comodino una pista di cocaina ed un ritaglio di cellophane contenente altro stupefacente. Il giovane ha giustificato l'ennesimo allontanamento da casa affermando di aver avuto dei diverbi con i familiari. Proseguendo le indagini, gli agenti erano portati presso la sua abitazione in contrada deserta Comiso, dove all'interno di un vecchio forno in pietra sono state rinvenute cartucce calibro 12,20 tipo caccia, oltre a 3 canne mozzate di fucili dello stesso calibro. Il materiale è stato pertanto sequestrato e inviato ai laboratori di balistica della Polizia Scientifica.